Ciao ragazzi da Zebra, oggi un video in movimento, movimento no, ci fermiamo. Antonio Conte, ragazzi, avete scritto, ma Antonio Conte è un traditore, Antonio Conte ci ha lasciati durante la preparazione, non lo vogliamo, eccetera, eccetera. Vabbè, le solite stronzate che dire voi. Che alcuni, non tutti, alcuni violentini vanno in giro. Avete rotto il cazzo. Perché non vi comportate così anche con la società? Perché? No, voglio capire il perché non ci si comporta così anche con la società. Perché la società in questi anni, tra cui il presidente, che cosa ha fatto il presidente? Come si è comportato con voi o con i tifosi? Questo è il problema, questo è il discorso. Come si è comportato? Non credo che si sia comportato bene. Eppure nessuno si permette di mettere i puntini sulle i. E poi Massimiliano Allegri. Vi ricordo che Massimiliano Allegri ha vinto i primi anni soprattutto con la squadra di Conte. Ha vinto. Ragazzi. E Conte. E vi ricordo ancora, perché poi andiamo avanti. Conte non aveva i calciatori che ha avuto poi Massimiliano Allegri. Vi ricordate Conte quante volte ha insistito per avere Cuadrado? Ve lo ricordate quante volte che ci fu una polemica perché lui insisteva ad avere Cuadrado e la società non glielo comprava Cuadrado? È andato via, puff, gli è arrivato Cuadrado. Quindi raga, quello che voglio dirvi, prima di dire cazzate, ricordate, perché mi sembra che avete la memoria corta. E la memoria corta fa male perché fa dire puttanate a tutti gli juventini, non tutti, ad alcuni. Ok? Ora che c'è possibilità che possa tornare, non lo vogliamo perché o è stato all'Inter o perché ci ha traditi. Ma ancora stiamo messi in questo modo, soprattutto in Italia. Ci ha traditi. Ragazzi, ricordo anche che è un professionista. Io voglio vedere se uno di voi, venisse chiamato dall'Inter e gli direbbe: guarda, ti diamo 12 milioni di euro, il più juventino al mondo, ti do 12 milioni di euro. E voglio vedere se dice: no, guarda, io sono juventino, non posso venire. Bugiardo, schifoso, viscido. Voglio vedere se tu dici di no a 12 milioni di euro. E ora voglio andare a fare la morale ad un professionista, perché Conte è un professionista. E quando parli di Conte, sciacquati la bocca. Perché sicuramente molti juventini che parlano di Conte, neanche forse nel 2019, sono nati nel 2011 forse, siete nati nel 2011. Neanche ve lo ricordate perché eravate piccolini. Cosa ha fatto Conte? Quindi ora dovete baciare, perché quello che abbiamo vinto negli anni successivi è grazie a Conte, alle basi che ha messo Conte, soprattutto grazie a Conte, perché anche la società ha fatto il suo, quello che doveva fare. Però prima di giudicarlo perché è andato via, raga, bisogna capire che cosa c'era dietro, che poi si è dimostrato dopo il presidente che cosa è stato. Bisogna capire perché è andato via Conte. Qualche anno dopo, vi ricordo, è andato via Marotta. Tutte persone che nell'arco degli anni hanno reso grande la Juventus. Conte e Marotta. Chi è rimasto? Agnelli e Allegri. E vedi che fine che stiamo facendo. Questa è la verità. Ragazzi, io vi saluto, sempre forza Juve, e io voglio che torni Conte, e vaffanculo a chi non lo vuole. Ciao ragazzi, e iscrivetevi al canale, ciao.